Continua l'epidemia del virus Venus Adversa e sale la preoccupazione soprattutto in seguito alle dichiarazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Non sono ancora state trovate cure per debellare l'effetto del virus e porre un freno al vortice di conseguenze devastanti. Venus Adversa provoca sterilità femminile e comportamenti violenti ed aggressivi negli individui maschili infetti. Si teme la pandemia. Secondo i recenti sondaggi, solamente il 3% della popolazione mondiale non ha ancora contratto il virus. Venus Adversa è particolarmente letale per i bambini di età inferiore ai 10 anni. La situazione sta precipitando, in moltissime zone manca l'elettricità, da ormai 2 settimane e le attività economiche sono al collasso. Si ricorda a chiunque stia ascoltando di razionare le scorte alimentari e di dirigersi verso i punti di raccolta designati. Sono in tanti là fuori, devono essere almeno 100. Sanno che sei qui. Usciamo dal retro e andiamo verso l'abbazia. Quello è un luogo sicuro. Non permetterò a nessuno di farti del male. Andiamo presto! Vai, vai, scappa! No!